Ragazzi, buongiorno, bentrovati. Proseguiamo il discorso sul governo che abbiamo avviato l'altra volta, la lezione precedente. Ora entriamo un po' più nel dettaglio di quelli che sono i compiti del governo, oltre, diciamo, le sue funzioni che abbiamo visto l'altra volta essere di indirizzo politico e di gestione amministrativa dello Stato. In particolare, voi avete studiato, abbiamo studiato che il potere legislativo è tradizionalmente, insomma, esercitato dal Parlamento, mentre il potere esecutivo compete al governo. Beh, oggi studieremo un'eccezione a questa regola, e cioè il caso in cui il governo, tra le sue funzioni, esercita anche la funzione legislativa. Cioè, la domanda è solo il Parlamento a poter fare delle leggi o degli atti che hanno aventi forza di legge, atti che hanno la stessa forza della legge ordinaria, quella che abitualmente adotta il Parlamento? La risposta è no, non è solo il Parlamento, ma in particolari ed eccezionali casi anche il governo a poter adottare, a poter legiferare, cioè adottare degli atti che hanno forza di legge. Quindi oggi studieremo la funzione legislativa esercitata eccezionalmente dal governo. Sono due i tipi di atti in particolare che il governo può adottare aventi forza di legge, vengono appunto definiti atti aventi forza di legge e sono raccontati, descritti dagli articoli 76 e 77 della Costituzione. Parliamo dei decreti legge e dei decreti legislativi. Allora, partiamo dai decreti legge. I decreti legge sono degli atti aventi forza di legge, equiparabili alla legge ordinaria. Se ricordate la gerarchia delle fonti, infatti, erano collocati quali fonti primarie assieme alla legge ordinaria. I decreti legge sono dei decreti che il governo può adottare senza, quindi, diciamo, sentire il Parlamento di propria iniziativa in casi particolari, in casi di estrema necessità, di estrema gravità, di estrema urgenza. L'adozione di un decreto legge da parte del governo, infatti, viene chiamata la decretazione d'urgenza. È quanto mai attuale questo argomento, poiché voi sapete bene che per l'emergenza sanitaria che viviamo, il governo, voi in questi giorni in televisione vedete più che altro il presidente del governo parlare, vedete Giuseppe Conte che annuncia l'adozione di un decreto con ulteriori misure di restrizione, con ulteriori indicazioni, misure a sostegno del reddito, delle fasce più deboli, bonus per i professionisti, per i negozi chiusi, eccetera, eccetera. Tutti questi decreti, se voi ci fate caso, ma non vengono adottati dal Parlamento, ma sono dei decreti che vincolano il nostro comportamento, hanno forza di legge e sono in particolare i decreti legge. La necessità e l'urgenza, chiaramente, dei decreti che sta adottando il presidente Conte è rinvenuta evidentemente in una situazione, un'emergenza sanitaria mondiale. Questa è una ragione di urgenza abbastanza valida per non avviare tutta la trafila che voi sapete, navetta parlamentare, il Senato, la Camera, il Senato, l'iniziativa, eccetera, eccetera, che occuperebbe tempo. Il paese, come tutti i paesi al mondo, l'Italia, ha bisogno di risposte ora e perciò il governo adotta degli atti aventi forza di legge che si chiamano decreti legge. Non li confondete con i DPCM, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che pure sono stati adottati. Le principali novità che sono state adottate dal governo in questo momento di crisi sanitaria, di emergenza sanitaria, sono appunto dei decreti legge. Quello che avrete sentito parlare, per esempio, avete sentito parlare del decreto Cura Italia. Decreto Cura Italia è il decreto numero 18 del 17 marzo 2020, è un decreto legge. Il governo ha fatto una legge da solo, senza sentire il Parlamento, per ragioni di urgenza. Che cosa accade però? Qualcuno tra voi potrebbe chiedermi e dirmi: professore, ma allora in questo modo il governo si sostituisce al Parlamento? Cioè, noi votiamo il Parlamento, siamo una repubblica parlamentare. Ma in realtà il governo fa le leggi al posto del Parlamento ogni volta che vuole. No, non è così. Non ogni volta che vuole, solo in casi di estrema necessità e urgenza, di gravità. Però la Costituzione ha previsto un meccanismo di tutela. Quale? Il governo, se ha necessità, procede, fa un decreto legge, come ha fatto Conte l'altro giorno, il decreto Cura Italia. Le misure partiranno da subito a sostegno delle fasce più povere, eccetera, eccetera. Ma non viene aggirato, viene solo anticipato il Parlamento, non viene aggirato o superato. Tant'è vero che la Costituzione prevede che quando il governo adotta un decreto legge, entro 60 giorni dall'adozione del decreto legge, questo decreto deve andare in Parlamento. Entro 60 giorni il Parlamento dovrà fare una legge che lo conferma o meno. Questa legge, se il Parlamento legge il decreto e dice questo decreto legge adottato dal governo è buono, lo vogliamo confermare e tramutare in legge, questa legge viene chiamata legge di conversione,
Cioè, è corretto dire il decreto viene fa legge viene fatto dal governo, entro 60 giorni deve andare in Parlamento, il Parlamento potrà confermarlo o meno, diciamo meglio, potrà convertirlo o meno in legge. Infatti, abitualmente noi quando troviamo un decreto legge troviamo scritto decreto legge DL numero 18 del 17 marzo, convertito in legge numero XYZ. Questa è una salvaguardia che ha posto la Costituzione in maniera tale che sarà sempre il Parlamento con più calma entro 60 giorni, ma il Parlamento dovrà confermare o meno la portata di quel decreto. Cioè, il governo ha una libertà, ma vincolata, non è una libertà assoluta. Deve esserci una necessità e urgenza per fare il decreto, e comunque entro 60 giorni il Parlamento deve dire sì o no. Se il Parlamento dice sì, il decreto diventa legge e viene confermato. Se il Parlamento non la converte, non converte in legge il decreto, quindi ne disconosce il contenuto, non lo riconosce come giusto, quel decreto viene cancellato dall'ordinamento, si dice con efficacia ex tunc, cioè con efficacia come se non fosse mai esistito quel decreto. Andiamo ai decreti legislativi. I decreti legislativi hanno un iter, un percorso un po' inverso. Non partono dal governo e poi arrivano al Parlamento per la conversione, ma i decreti legislativi li adotta sempre il governo, ma l'iter parte dal Parlamento. Allora, ci sono casi e materie, ecco l'eccezione dei decreti legislativi è questa. Ci sono casi e materie, argomenti, insomma, materie su cui il Parlamento dà solo delle linee guida. Pensate a una riforma degli ospedali, della sanità, una riforma della scuola. Ora, il Parlamento non ha il grado tecnico per entrare nel dettaglio della riforma delle scuole, cosa che invece ha, per esempio, il governo. Pensate al Ministero dell'Istruzione, chi più del Ministero dell'Istruzione ne sa di scuola. Quindi in una ipotetica riforma della scuola, il Parlamento deciderà di riformare la scuola e di dare delle linee guida al governo, ma sarà poi il governo ad adottare dei decreti legislativi. Sintetizziamo, la questione non è molto chiara, nel senso è abbastanza complessa. Se si intende riformare la scuola, sarà il Parlamento a fare una legge di riforma, una legge però che non ha tutti i contenuti, una legge che ha soltanto gli obiettivi da raggiungere, le finalità, gli scopi, i tempi entro cui bisogna finire questa riforma. Ma il Parlamento, non essendo molto tecnico sulla materia, per esempio scuola, potremmo dire anche sanità, si limita a dare delle direttive in una legge che viene chiamata legge di delega. In questa legge di delega ci sono soltanto quindi criteri, soltanto le linee generali, gli obiettivi da raggiungere. Ma sarà poi il governo a dover completare questo quadro normativo e riempire quindi in dettaglio, in argomento, quella che sarà poi la riforma vera e propria della scuola. Cioè, i criteri vengono dati dal Parlamento che adotta una legge di delega. Con questa legge di delega il Parlamento delega appunto il governo a legiferare in una determinata materia, e a quel punto il governo, sulle indicazioni fornite dal Parlamento con la legge delega, adotterà un decreto legislativo che sarà un atto avente forza di legge, un atto definitivo con cui una materia è regolamentata. Pensiamo alla riforma della scuola che c'è stata nel 2015, la famosa legge 107, quella che veniva definita buona scuola. La legge 107 è vero che l'ha fatta il Parlamento, ma la legge 107 è una legge di delega in grossa parte, nel senso che con la legge 107 è stato detto di tutta la riforma della scuola che abbiamo vissuto negli ultimi anni, è stato detto il 10%. Nella legge 107 il Parlamento ha detto molte cose, le ha stabilite, ma su tantissimi altri aspetti ha dato delega al governo di adottare dei decreti per poi completare la riforma. Tant'è vero che la riforma della scuola è frutto di successivi decreti legislativi adottati dal governo negli anni successivi. In particolare nel 2017, ben 9 decreti, se non ricordo male, con cui la scuola è stata riformata completamente. Quindi, decreto legge, l'eccezione alla regola è la gravità e l'urgenza, non si può aspettare. Il governo fa un atto, un decreto, entro 60 giorni deve essere confermato, convertito in legge dal Parlamento. Al contrario, dei decreti legislativi, l'eccezione alla regola è il tecnicismo della materia, pertanto il Parlamento fa una legge con solo i criteri generali, solo gli scopi, le finalità, i tempi entro cui fare questa riforma, ma adotta una sola legge di delega che sarà poi un incarico dato al governo di portare a termine quella missione di riforma, ad esempio. E quindi il governo, su precisa indicazione del Parlamento, adotterà un decreto legislativo che potrà disciplinare quella materia in maniera compiuta.
Immaginate quando se andassi da un meccanico, ad esempio, a far verniciare, non so, la mia auto, darei al meccanico delle indicazioni, io sono il Parlamento, immaginatemi qui il Parlamento, al meccanico darei delle indicazioni, falla così, falla in quest'altro modo, ma tecnicamente sarebbe poi il meccanico a decidere in che modo farla, avendo lui un grado di competenza tecnica al riguardo. Così col Parlamento fa con il governo. Ok, sperando di essere stato chiaro, ne parleremo sicuramente poi in chat assieme. Io vi abbraccio e vi saluto. Ciao!